Presidente, era stato qualche tempo fa a Montesilvano per l'emergenza del fiume Saline, oggi l'emergenza Bussi. Beh sì, noi vogliamo dire con queste nostre iniziative, le mie prime due sono concentrate su questo tema, che la questione ambientale in questa terra per noi è una questione centrale, che tra i punti più qualificanti del programma di Marco Marsilio c'è quello di un piano straordinario di bonifica per questi territori, perché questa è una terra che ha delle potenzialità enormi e dalla terra alla fine dipende tutto, dipende il lavoro, dipende il turismo, dipende la qualità della vita, dipende la salute dei cittadini. E quindi noi vogliamo andare all'origine dei problemi principali che abbiamo, e quindi su questo siamo mobilitatissimi per quello che riguardava il Saline e per quello che riguarda la vicenda di Bussi, sulla quale pure abbiamo insomma molte proposte per affrontare la bonifica di questo territorio. Una regione dalla quale non si parli solamente quando ci sono le calamità naturali, una regione centrale e punto di riferimento di una intera nazione che sa sviluppare le sue capacità e che sa far tornare indietro le persone. Vede, io sono fiera che noi candidiamo oggi alla presidenza della regione Abruzzo uno dei tanti abruzzesi che sono dovuti andare via da questa terra perché non c'erano opportunità. Mi piace pensare che Marco Marsilio sia il primo degli abruzzesi che tornano a casa e un esempio per quegli abruzzesi che non vogliono andare via da questa terra straordinaria. Tante visite di leader nazionali in Abruzzo in questi ultimi giorni, soprattutto del centrodestra, sinistra e 5 Stelle dicono che questo è un sintomo un po' di paura. No, io credo che questo sia il sintomo del fatto che i leader del centrodestra sono persone abituate a girare sul territorio e soprattutto, come vedete anche stamattina qui, sono persone che quando girano sul territorio vengono accolte con entusiasmo da un popolo che sa che noi siamo schierati dalla loro parte. Non so bene cosa accadrebbe se a fare la campagna elettorale per le Legnini ci venissero Renzi e la Boschi. Probabilmente noi siamo leader, diciamo, persone che non hanno difficoltà a girare e qualcun altro preferisce nascondere i propri leader e i propri simboli perché si vergogna della sua storia. Marsilio, la questione ambiente resta prioritaria in questa campagna elettorale. Qualche giorno fa era venuto il ministro Costa qui a Bussi, oggi lei, l'onorevole Meloni. Certo, l'ambiente è una delle priorità della nostra terra. Abbiamo iniziato la nostra campagna elettorale proprio con Giorgia Meloni sul fiume Saline per dimostrare la nostra attenzione rispetto a queste problematiche. Bussi è un esempio scandaloso di come è stato gestito l'ambiente in questo territorio e di come non si sta affrontando tempestivamente la questione della bonifica. Il ministro Costa, invece di fare passerelle elettorali a pochi giorni dal voto per sponsorizzare la sua candidata, fecesse il ministro della Repubblica, andasse dentro al ministero a far camminare le carte, perché mentre lui viene qui a chiacchierare i suoi dirigenti bloccano la bonifica del sito e ancora non si vede una sola ruspa in azione per poter mettere in sicurezza questo territorio.